Andiamo a fare l'ultima proiezione ortogonale, quindi vediamo il prisma da un altro punto di vista. Questa volta lo avremo girato in questo modo, ma io decido di metterlo con il vertice verso il basso, quindi non sarà posizionato con la base appoggiata sul piano. Piano verticale orizzontale, ma lo farò girato in questa maniera. Quindi la mia linea di terra e il mio piano laterale saranno posizionati così, con una certa distanza dal piano orizzontale, quindi non sarà appoggiato, ma leggermente sollevato. Così vediamo altre situazioni che possono verificarsi. Quindi cosa vedo? Vedo sul piano laterale il triangolo posizionato così. Sul piano verticale lo vedo in questa posizione e sul piano verticale così, piano orizzontale, non so se l'ho detto prima giusto, e il piano verticale così. Comincio a disegnare questa volta dal piano laterale in questa posizione. Quindi come prima cosa vado a individuare dove si trova il mio triangolo. Scelgo di distanziarlo, o meglio, di distanziare la base su cui andrò a costruire il rettangolo di 6 centimetri dalla linea di terra. Quindi questa volta parto a disegnare dal piano laterale, vado a individuare 6 centimetri dalla linea di terra. Con la 2H. Subito posso andare a tracciare una linea che va sia sul PV che sul PL, perché le due misure coincideranno. Quindi mi posiziono. E traccio la mia prima linea leggera col 2H. Poi voglio che il mio triangolo disti dal piano verticale e dal piano orizzontale 3 centimetri. Quindi vado a distaccarlo di 3 centimetri e vado a posizionarmi qua. In questo modo. E vado a tracciare il lato del triangolo che è sempre 5 centimetri, quindi mi posiziono e vado a prendere la misura di 5 centimetri su cui io costruirò il triangolo. Attenzione, il triangolo è con la punta verso il basso, per cui la costruzione questa volta dovrà essere al contrario. Quindi compasso e non andrò verso l'alto a costruirlo, ma verso il basso. E vado con la 2H sempre a tracciare il triangolo che mi interessa, da cui io prenderò poi tutte le misure. E qui abbiamo il nostro triangolo. Ora devo portare le misure sul piano orizzontale, quindi fare l'operazione al contrario rispetto a quello che abbiamo fatto l'altra volta e anche sul piano verticale. Sul piano verticale è facile, questo è l'unico vertice. E quindi io devo portare una linea orizzontale dall'altra parte. Anche sul piano, portarle sul piano orizzontale è semplice, però è il contrario di quello che abbiamo fatto fino a questo momento. Per cui traccio la linea orizzontale e da qua invece devo tracciare la linea verticale. Tre linee, una, due e tre. Ognuna per ogni vertice e mi fermo sulla linea di terra, quindi non serve andare sul piano nell'altro piano.
una, due, e tre, che devo andare a riportare da questa parte. Il procedimento è uguale a prima, lo farò col compasso, solo che mentre prima, negli altri esempi, avevamo le misure su questa linea, stavolta le abbiamo da questa parte. Quindi prima le avevamo qui e dovevamo riportarle da questa parte, sul piano laterale, mentre da qui abbiamo dal piano laterale e dobbiamo riportarle sul piano orizzontale, ma il procedimento è lo stesso, quindi punto il compasso al centro, apro quanto il primo riferimento e vado a riportare la misura qui. Poi vado a prendere il secondo e riportiamo la misura da questa parte, infine il terzo. E riportiamo la misura qua, in questa posizione. Quindi le abbiamo riportate correttamente. Ora dobbiamo tracciare le linee orizzontali per individuare lo spazio occupato dal nostro prisma. Facciamo esattamente la stessa cosa rispetto a prima. Questa è un'interferenza che si chiama micio e vado a riportare le misure così. Ecco, ora voglio che il mio prisma, che si trova in questa posizione qui, sia distaccato di 3 centimetri dal piano laterale. Oppure facciamo 2, giusto per non essere sempre a 3. Facciamo 2 centimetri, 2 centimetri di qua. Quindi vado a prendere 2 centimetri. Le misure possono anche essere, possono essere diverse a seconda delle indicazioni. Questa è la mia misura. E già che ci sono, so che il mio prisma sarà lungo 7 e vado già a prendermi 7 centimetri, 1 e 1, 2. Traccerò le linee verticali che andranno sia sul piano verticale che sul piano orizzontale, perché vanno a individuare dove si trova il prisma nello spazio. Ed ecco qua il nostro prisma. Ora, quali parti andiamo ad evidenziare? Beh, prima di tutto il triangolo, poi di qua abbiamo questa vista in questo modo, quindi quest'altro rettangolo, e di qua vediamo il triangolo così. Quindi questo spigolo noi non lo vediamo qua sulla nostra proiezione. Lo dobbiamo sempre individuare però usando il tratteggio. Quindi prendete l'HB e andiamo a individuare le varie parti. Triangolo. Il rettangolo da questa parte sul piano verticale. E il rettangolo qui in basso sul piano orizzontale. Uno, due, queste sono tutte quelle continue e infine quella che noi non vediamo, ma che c'è. Ed ecco qua la nostra proiezione. Ora andiamo a vedere come disporre le lettere. Posizioniamo il nostro triangolo in questo modo, ovviamente in questo caso le lettere sono al contrario, A, B e C. A copre
un altro vertice che è D. Quindi noi in questa posizione avremo A con tre apici che coincide con D con tre apici. Da questa parte abbiamo B che copre E, quindi B coincide con E, e infine C che coincide con F. Fate attenzione a una cosa, le lettere non devono entrare per quanto possibile nella figura, quindi cercate di tenerle al di fuori. A volte non è fattibile, ma in questo caso si può fare. Quindi la nostra posizione è questa. Andiamo a vedere che cosa succede da questa parte. Abbiamo D in questa posizione, che è la prima che vediamo, quindi D con due apici, che va a coprire la E. Quindi D coincide con E. Qui abbiamo F e non c'è niente che venga coperto, quindi è semplicemente F con due apici, non con tre. Da questa parte abbiamo A che copre B, quindi A con due apici che copre e coincide con B. E qui abbiamo C. Qui invece avremo E in questo punto, non copre nulla. Qui abbiamo F con un apice solo e qui abbiamo D. Dall'altra parte abbiamo qui B, qui C e qui A. E abbiamo finito anche questa terza proiezione ortogonale.